energia e impresa. E questo è il bando promosso dalla Regione Marche che è stato presentato presso la sede di Pesaro di Renco S.p.A. Si tratta di un'iniziativa o opportunità, come viene definita dai promotori e da eventuali futuri beneficiari, all'insegna di energia più sostenibile sulla scia delle direttive europee. Questo bando nasce da varie esigenze, in modo particolare per la Regione allinearsi a quelli che sono gli obiettivi della decarbonizzazione, ovvero di produrre energia da fonti rinnovabili, e quindi abbiamo messo in campo risorse europee per oltre 20 milioni di euro a disposizione beneficio delle imprese. Micro, piccole e medie imprese, ma anche grandi imprese, attraverso delle fonti diversificate di finanziamento, sia a fondo perduto che come strumenti finanziari. L'obiettivo è quello che di arrivare per le nostre imprese a dei risultati importanti di produzione di energia, sia sull'autoconsumo, sull'efficientamento energetico, producendo appunto energie da fonti rinnovabili. C'è una condivisione con il territorio, oggi siamo qui alla Renco, non a caso, per la provincia di Pesaro Urbino, poi faremo un altro incontro ad Ancona e un ultimo ad Ascoli, proprio per condividere con le imprese e con le associazioni di categoria quelli che sono i requisiti, gli obiettivi, e se dovessero arrivare ovviamente dei suggerimenti, delle osservazioni opportune, noi le faremo certamente nostre, con l'obiettivo comunque di far uscire il bando al più presto per poi rendere operativi i progetti che verranno presentati. Un bando che mira ad agevolare e sostenere le imprese in una transizione energetica sempre più sostenibile attraverso finanziamenti a fondo perduto e non solo. Questo va in attuazione dei finanziamenti FESR europei e sono degli aiuti economici alle imprese, nei limiti ovviamente entro i quali è fattibile, che orientano l'impresa verso un efficientamento energetico delle loro attività, quindi da un lato verso la riduzione dei consumi energetici e dall'altro verso la possibilità di andare a sostituire l'utilizzo di energia prodotta da fonte fossile e prelevata dalla rete attraverso l'installazione di fonti rinnovabili, per quindi un'autoproduzione dell'energia necessaria. Un'opportunità per le imprese, da quelle più piccole alle più grandi, un contributo che può aiutarle per proiettarsi sempre più nelle politiche sostenibili del futuro. Le opportunità sono elevate. Dopo la grande crisi energetica che è avvenuta un paio di anni fa, le aziende sono diventate molto più sensibili sul tema dell'energia, anche perché il costo dell'energia è rientrato rispetto a 24 mesi fa, ma non è ancora rientrato rispetto a 3 anni fa, prima della grande crisi. Quindi se prima l'azienda titubava a fare un impianto, adesso ha capito che è l'unica strada, è l'unica vera strada per andare ad abbattere i costi dell'energia. Il bando che verrà presentato, che conoscevamo in parte, è un classico bando che dà finanziamenti a fondo perduto a piccole e medie e, siamo molto felici come Confindustria, anche a grandi imprese, perché anche le grandi imprese non devono essere escluse da questa opportunità. Ci sono dei finanziamenti agevolati e vengono spinti soprattutto impianti in autoconsumo. Lo dico semplicemente per non entrare nel tecnicismo, vuol dire fare impianti dove tutta l'energia che viene prodotta viene consumata dallo stabilimento, cioè non ne viene messa molto in rete. Sono fissate delle percentuali abbastanza interessanti affinché le aziende possano accedere a questo bando.